Il social è sicuramente un territorio di, diciamo, confine, dove si vanno ad unire notizie di varissimo genere, scientifiche, politiche, artistiche, e tra l'altro le prime storie dei vampiri, che non sono altro che storie di cospirazionismo, nel senso che sono degli trattati scientifici che parlano di questi morti viventi, che vengono interpretati quasi come in una situazione pandemica, cioè una malattia che hanno i cadaveri, quelli di risvegliarsi. E le prime notizie di questo genere vengono pubblicate, adesso non mi ricordo il titolo in francese, su questo, diciamo, giornalaccio in cui, che si chiamava tipo Zibaldone, di politica, storie amorose, molto simili a un ambiente di confine come può essere il social network. E lì dove appunto la fantasia, il racconto fantastico si incontra con la scienza, la pseudorealtà, nascono questi mostri che poi adesso, insomma, prendono più l'aspetto scientifico, ma permangono molto. Per esempio, proprio il QAnon, che ritiene che Soros sia il governatore segreto del mondo, ma che non è altro che un vampiro ebreo che si nutre di sangue cucinato attraverso la paura per produrre questo adenocromo, preso tra l'altro da un libro di fantascienza come idea, cioè dove si mescolano cose scientifiche e non, e si creano delle storie fantastiche. Peccato che poi, nel momento in cui uno ci creda davvero. Però questo, devo dire, nel 63 Hofstetter, lo stile paranoide nella politica americana, cosa dice in quel testo? Hofstetter, guarda, lo sai chi ha combattuto Hofstetter per tutta la vita? Il Partito Comunista Americano e tutta la sinistra comunista odiava Hofstetter perché lo considerava un liberal del cacchio, eccetera. Invece quello è un testo incredibile. E lui diceva: non è vero che questa destra paranoide non ami i fatti, li ama talmente che se li inventa. Ed è profondamente acuta questa osservazione, cioè nel senso che non nasce da un chi se ne frega dei fatti, adesso li faccio io, ma nasce dal pensare che attraverso le loro visioni si avvicinano alla realtà Sì. più di quanto succeda normalmente con i giornali, eccetera, eccetera. Ed ecco uno degli effetti della scarsità di informazione. Sì. Cioè, quando abbiamo una scarsità di informazione, un'informazione confusa, ad esempio, Un'informazione che l'invenzione. consideriamo insufficiente, un'informazione L'invenzione leggente. Certo, È uno in degli realtà elementi. un racconto così dettagliato come può essere quello di un complottista è molto più rassicurante, perché dà un significato a tutto, anche all'imprevedibile, soprattutto quando si parla di male, di, vabbè, adesso pandemie, cose del genere che sono inspiegabili, le paure più grandi dell'uomo che è davanti alla malattia non sa dare altra spiegazione che non cercare di dare un volto a questo male cercando il mostro. Beh, però in questo veramente la storia della colonna infame è assolutamente perfetta. La storia della colonna infame sui processi agli untori. Però proprio come la tratta Manzoni, perché lì è la cosa straordinaria, cioè questi giudici che torturano spaventosamente questa gente, poi l'ammazzano, eccetera, perché, dice Manzoni, hanno bisogno di rispondere alle grida della folla Certo. che gli dice: giudici, ci date dei colpevoli. Questo è un passaggio essenziale, cioè in realtà le motivazioni psicologiche del cospirazionismo sono di una complessità e di una varietà estrema, però vanno in quella direzione lì, rassicurante. Alla fine Soros, ho capito tutto. Ho capito Ho capito tutto, certo. Soros mi spiega tutto. Non è che mi spiega soltanto il crollo della Lehman Brothers nel 2008. Quello magari te lo spiega qualcuno anche più facilmente. No, Soros ti spiega il crollo della Lehman Brothers, la guerra Russia-Ucraina, la guerra in Medio Oriente. Lui ti spiega tutto. Ed è, se vuoi, ancora come l'abitudine, una forma di pigrizia mentale, risparmio fatica. Ho Comunicazione trovato perfetta, no? comunicazione perfetta, se vuoi. Ma perché la struttura del mito. Sono d'accordo, cioè, però ci sono alcune di queste storie cospirazionistiche che sono mitiche, nel senso pieno del termine. Che non Ma la cosa sono state. impressionante dei cospirazionisti è che in alcuni casi hanno proprio la forma del mito, vero e proprio, spiega tutto, eccetera. In alcuni casi veramente si accontentano di molto meno. Però anche forse il tema di quello che viene definito in maniera Artist. molto Body artist. nota il complottismo. Per esempio,
quello che è successo durante la pandemia, mm-hmm. c'è stato un flusso di informazioni così diverse l'una dall'altra in così poco tempo, quindi quello che dice che è creato in laboratorio, no no, viene dagli animali piuttosto che un complotto per restartare l'economia, e forse anche il fatto che appunto c'è, cioè, nel mondo ad esempio come può essere quello dei social, cioè proprio un ambiente in cui arrivano così tante informazioni diverse in una maniera che è tempestiva, ma nel senso che proprio è una tempesta di roba che avviene tutta insieme. Però ci sono anche i buchi, nel senso no, che sì. Nonostante tutto, la certezza se sia stato creato in laboratorio oppure venga dai pipistrelli, io personalmente non ce l'ho, quello certo. È un casino, cioè ci sono degli elementi che creano estrema confusione, anche perché il governo cinese non è il più trasparente del pianeta. Tu hai una situazione nella quale hai alcune delle potenze mondiali che intervengono dicendo le loro storie, e quindi, restando alle fausse nouvelles di Marc Bloch, tu meno notizie certe hai, più te le inventi. E te le inventi molto spesso, sempre restando a Marc Bloch, facendo che cosa? Prendendo vecchi miti e riaggiustandoli e mettendoci su delle toppe, perché di questo si tratta. Se tu vai a vedere la storia della colonna infame e la paragoni con i miti del Covid, ci sono delle somiglianze spaventose, e quella era la peste. Lo specchio della coscienza collettiva, dice Bloch a un certo punto, non delle sì. False notizie di guerra. Volevo rispondere a te su questa dimensione della velocità e dell'infodemia in qualche modo. Nel libro parliamo chiaramente del fatto che sia una dimensione storica anche questa. Citiamo ad esempio un mercante veneziano del 400 che dice: ho la testa talmente piena di zanze che non ci capisco più niente, le levavano troppe lettere. Siamo nel 1400, Venezia era uno di quei centri, no? Allora, a questo punto di che cosa stiamo parlando? Di che velocità stiamo parlando? Questo è un concetto puramente storico. Tra l'altro io parlo molto spesso con i miei alunni, che hanno qualche anno meno di voi, ma non molti, e mi dicono che per loro, a dire la verità, l'overload informativo non è un grande problema, che loro sono nati in questa grande quantità di informazioni, non hanno problemi a selezionarla o in qualche modo non si sentono schiacciati. La metafora dell'overload è questo sovraccarico elettrico, diciamo così. Non so, voi invece condividete un altro parere. Questi mi dicono, in fondo noi no, siamo abituati a tutto credo questo. Credo che nel senso, cioè, il problema siete voi boomer, ci dicono. Per me è lì il punto. Cioè, il problema credo che il social non si può usare bene. Cioè, credo che appunto c'è un elemento che forse è dovuto anche a un elemento di generazionale, cioè il fatto di crescere anche con il contatto con una certa dimensione. Io credo che la possibilità mia di poter selezionare delle notizie in base a quelle che mi arrivano, che poi anche lì il selezionare alla fine penso sia un selezionare in base a quella che è un, piuttosto un, sempre un mio filtro, no? Se scelgo quella che più tendenzialmente potrebbe si addice a quello che può essere un mio pensiero. Proprio non è io. Così. Ok, esempio, mi piace essere smentito. No, non è così. Questa è la teoria della bolla di Parigi. Non è vero. C'è gente che passa buona parte del tempo a cercare quelli che non la pensano come loro e riempire di insulti. Ok, sì, questo assolutamente. Cioè, nel senso che la teoria di Parigi dice: io sento solo conferme. Non è vero. Cioè, c'è chi cerca sconferme, c'è chi cerca litigi, c'è chi cerca casino. Dopodiché, il problema della vostra generazione, mi dispiace dirlo, è che nell'insieme informativo della rete, che non comprende solo i social, comprende Wikipedia, eccetera, eccetera, la cosa impressionante è che le persone veramente più incolte ne fanno un uso selvaggio, proprio incontrollato. Cioè, io ti do un tema da studiare, tu prendi la prima voce di Wikipedia, sbatti dentro e hai trovato l'informazione. La persona minimamente più colta si pone almeno il problema, si fa delle domande, va a cercare una cosa che gli sembri più plausibile. Cioè, quello che voglio dire è che di fronte all'overload informativo la capacità di selezionare è strettamente legata alla ricchezza culturale e quindi anche informativa delle persone. Quello è l'elemento che in realtà volevo far emergere, che è proprio il discrimine tra l'avere quel tipo di strumenti minimi di base e il non averli, che magari distingue una persona piuttosto che dall'altra, che dice: ma sai che qua ho letto
X notizia e poi quell'X notizia tipo la pubblicata alla pagina Wikipedia del Fatto Quotidiano, che è una pagina volutamente parodistica, però viene presa sul serio. Ma il problema di fondo non è neanche dire questo è il Fatto Quotidiano o cavolate del genere, è il problema di porsi o non porsi dei problemi, cioè farsi delle domande oppure non farsi delle domande. E in realtà in molti casi quello che io trovo nel ragazzo più disarmato e che non si pone delle domande. Questo non sta solo nel copiare Wikipedia passivamente, ma in generale nel non chiedersi la ricchezza di informazione che può arrivargli dalla rete, se è veramente ricchezza di informazione, eccetera. Per me il grande problema dell'educazione starebbe proprio nel dare quella base lì. E adesso tra l'altro sta diventando un problema grossissimo, molto più grosso, che non insegnare i codici, non insegnare a programmare. Cioè, quando mi dicono siamo disarmati di fronte all'intelligenza artificiale, io dico siamo disarmati di fronte all'intelligenza artificiale perché non sappiamo come funziona. Nel momento in cui sai come funziona, a me non mi possono prendere in giro dicendo tu credi all'intelligenza artificiale. Il correttore, noi abbiamo sottolineato moltissimo questa cosa, che i correttori scrivono un sacco di cazzate, perché l'intelligenza artificiale fa un sacco di cavolate, ma noi lo sappiamo che i correttori non funzionano, però ci dicono l'intelligenza artificiale ci riempirà di nuovi drammi di Shakespeare. Ragazzi, nuovi drammi di Shakespeare. Però secondo me è perfettamente coerente, cioè è una strategia di sopravvivenza perfettamente coerente con l'overload informativo, con la difficoltà nel capire o scegliere perché sia necessario capire di tutte le varie informazioni quali siano quelle utili. È normale che non è necessario porsi il problema se c'è qualcuno che lo fa per te.